Caterano, se fosse per due gironi, quello di andata e di ritorno, quello del girone d'andata, sarebbe un giocatore straordinario. Lui diventerà un giocatore straordinario quando riuscirà a fare anche nel girone di ritorno quello che fa nel girone di andata. Lui lo sa perfettamente, ha dei mezzi Oppure, straordinari. E Presidente, ce lo teniamo nel girone d'andata, il poi a girone di ritorno gennaio lo lo diamo prestiamo. via. È un ragazzo che merita tantissimo da un punto di vista personale e ci teneva tantissimo quest'anno. Mi dispiace che nel giro di ritorno non abbia raccolto quello che dà. Quando Ha ricordo. avuto anche forse, Presidente, qualche problema di troppo fisico, no? Qualche Sì, c'è acciacco un che l'ha problema al ginocchio che alla condizionato fine un po' molto. lo tormenta sempre. Poi lui a volte per generosità è Gioca lo sempre stesso sul disponibile a dolore. giocare sul dolore, proprio perché è un ragazzo che ci tiene moltissimo. Per me è uno di quelli che in questi 2 anni ha dato un contributo determinante per questa Serie E B. se io le dicessi, Presidente, che lui per mettere proprio in mostra le sue qualità ha bisogno di un gioco diverso rispetto a quello che facciamo noi? Ha bisogno di esterni che vadano sul fondo e gli mettano la palla dentro? Lui nei 16 metri è micidiale, no? Arriva sempre prima degli altri, legge quasi proprio prima il passaggio e brucia quasi sempre sul tempo i difensori. D'altronde i suoi gol a Lecce e tutti quelli che ha fatto li ha fatti quasi sempre allo stesso modo, È vero, no? questo è vero. Uscire fuori dall'area di rigore e cercare di far salire la squadra non è roba sua. L'abbiamo visto già con Padalino, con Rizzo e con Liverani. Non è cosa sua. Si butta a terra, vuole la punizione, non mantiene la palla Lui per ha caratteristiche caratteristiche. Lui ha differenti. caratteristiche differenti. Va dentro, nei 16 metri, è micidiale. È vero, questo è verissimo. Diciamo, per quel poco che capisco io di aspetti tecnici e tattici, è verissimo. Quindi è una cosa anche da tenere in considerazione.